Maggio degli anni 2000, sei da poco sopravvissuto al Millennium Bug quando ricevi una bellissima email con scritto: cortesemente, controlla la lettera d'amore allegata che proviene da me. Beh, l'inglese e anche l'annessa traduzione in italiano sono piuttosto discutibili. Vedi questo allegato che ha tutta l'aria di essere un allegato normalissimo. L'icona magari sembra un po' più strana, ma alla fine ha un'estensione .txt che male farà mai un semplice file di testo. Una volta cliccato però, scoppia tutto. La storia che vi porto oggi ripercorre i passi del famosissimo virus per computer I Love You e di come il suo creatore, un filippino di nome Honor the Guardsman, di appena 23 anni, sia riuscito a cavarsela senza farsi un giorno di galera. Inizialmente ero molto restio a portare questa storia perché pensavo che non ci fosse nulla di importante, ma quando ho scavato in profondità ho scoperto che è una storia tanto banale quanto assurda e fantasiosa. Tra l'altro si ingarbuglia anche con altre cose di cui ho parlato in questo canale. Quindi, se conoscevate questa storia, secondo me, però non è detto, è molto probabile che non sappiate tutti i dettagli, anche perché il codice sorgente è tuttora disponibile e lo vedremo in questo video. Però iniziamo dall'inizio. Siamo a Quezon City, nelle Filippine, non tanto distante dalla capitale Manila. Uno studente di informatica presso la AMA Computer University rilascia al mondo il virus I Love You. Il virus prende questo nome perché l'oggetto dell'email c'è scritto appunto I Love You. Cosa fa questo video nel dettaglio? Lo vedremo dopo. Basti pensare per il momento che fa le classiche roba da virus. Danneggia i file e si replica in altri computer attraverso le email, sfruttando i contatti del computer vittima. Ma come funzionava la strategia di attacco di questo virus? Combinava due tecniche piuttosto banali. Alcune impostazioni di default di Windows, tra cui quella di nascondere le estensioni di file conosciuti, cosa che io francamente sempre disabilito, tipo non appena installo Windows la prima cosa è che disabilito, anche perché a me dà fastidio vedere i file senza estensione, è banalissima ingegneria sociale. Per chi non lo sapesse, con ingegneria sociale si intende una tecnica o più tecniche di manipolazione psicologica usata per ingannare le persone al fine di ottenere informazioni riservate o accesso non proprio autorizzato a sistemi informatici. Utilizzando l'ingegneria sociale, ovvero tutte queste tecniche psicologiche, truffatori di tutti i giorni ci provano a carpire i nostri segreti. Basti vedere il video che ho fatto qualche settimana fa, questo qua, quando quello scammer mi ha telefonato. Quindi, come dicevo in apertura, ti arriva un'email con una presunta lettera d'amore. E che fai se ricevi una lettera d'amore? Non la vedi? È normale che la apri. Nonostante il file allegato si chiami loveletterforyou.txt, non si tratta di un normal file di testo, infatti arrivava con questa icona. In quegli anni, se utilizzavi Windows, un file di testo avrebbe avuto invece quest'altra icona. E quindi, che tipo di file era? Lo vediamo dopo la sigla. Benvenuti e ben ritrovati pinguini in questo nuovo video di FK Storia. Io sono Valerio e oggi parliamo del virus più affettuoso della storia, I Love You, che si propagò in tutto il mondo a partire dal maggio dell'anno 2000. Prima di proseguire, come al solito, lasciate un like, commentate e soprattutto vi lo chiedo per favore, supportate il mio lavoro iscrivendovi al canale. E adesso proseguiamo. Quindi riprendiamo da dove avevo lasciato prima della sigla. Che tipo di file era quello allegato della lettera che ti arrivava per email? Dunque, in effetti,
Era un file di testo, ma non era un file di testo qualsiasi o normalissimo, ma bensì un file di tipo VBS, quindi uno script Visual Basic. Quindi ecco perché il titolo di questo video è il virus scritto male o quello che sta per essere. Ma perché non veniva mostrato il suffisso VBS, quindi l'estensione VBS? Perché di default Windows, credo anche tutt'oggi nelle ultime versioni di Windows, nasconde l'estensione di tutti i file conosciuti e quindi nasconde il punto VBS perché lo conosce. Però il nome del file era letter for you, o come era, love letter for you.txt.vbs. Quindi quando poi Windows toglieva l'estensione .vbs perché era una estensione conosciuta, il nome del file conteneva anche .txt. E quindi le persone si confondevano e pensavano che quello era un normalissimo file di testo. E prima che magari qualcuno nei commenti possa dire vabbè, chi ci cascava in questa cosa è un idiota, ricordiamoci che siamo negli anni 2000. Nel 2000 internet non era ancora come oggi, cioè non era alla portata di tutti. Per darvi dei numeri, solo il 27% delle persone nel Regno Unito e il 15% delle persone francesi avevano accesso a internet. Non sono riuscito a trovare dati per quanto riguarda l'Italia in quegli anni, ma è logico presumere che siamo più o meno su quella fascia tra il 15 e il 20% della popolazione. Tuttavia, essendo che il virus si espandeva sfruttando la lista dei contatti nel computer della vittima, quindi facciamo esempio il mio computer, quindi sfruttava i miei contatti, le persone vedevano che quelle mail provenivano da me, e in effetti provenivano da me, ma senza il mio consenso. Quindi, cosa accadeva quando si cliccava su quel simpaticissimo e affettuoso allegato? Windows di default esegue gli script.vbs e quindi eseguiva il codice del virus. In pochissime ore il virus si espande a macchia d'olio in tutto il mondo. A Hong Kong sono state colpite banche e altre aziende e si stava espandendo verso occidente. Un certo Graham Cluley, un esperto di sicurezza informatica, in quel momento si trovava a una conferenza a Stoccolma, cioè proprio lui era sul palco, quando il virus stava iniziando a colpire il vecchio continente. Durante una pausa caffè che si fa in tutte le conferenze, Cluley ha scoperto che molte persone stavano ricevendo email con l'oggetto I love you, e lui ha dovuto prendere un volo urgente per Londra per discutere di questo enorme impatto che il virus stava avendo, visto che lui lavorava per un'azienda chiamata Sophos, che è un'azienda di cyber security, e poiché l'azienda era un'azienda di cyber security, erano sommerse da richieste d'aiuto da parte di tutti i suoi clienti. Durante il rientro nel Regno Unito, Graham aveva ricevuto e fatto così tante telefonate che la batteria del suo Nokia era finita. E se non lo sapete o non lo ricordate, le batterie dei vecchi cellulari tipo quelli Nokia duravano giorni, a differenza di ciò che accade oggi. E Graham ebbe la fortuna di trovarsi un tassista piuttosto gentile che gli prestò la propria batteria del suo Nokia. Quindi questo per farvi capire il tipo di urgenza che c'era in quella situazione molto estrema per uno che lavora nell'ambito della sicurezza informatica e che si trova a farsi una conferenza, anzi si trova a tenere una conferenza in Svezia. Infatti, in sole 5 ore dal suo lancio, il virus si era propagato in Asia, Europa e ora stava arrivando pure in Nord America. I server email di tutto il mondo si sono ritrovati con così tante email che molti ente e aziende hanno dovuto proprio spegnere i propri server. E non parlo di Virgilio o Yahoo, ma dei server di posta elettronica di aziende importanti come la Ford, la Microsoft e addirittura anche i server email della Camera dei Comuni del Regno Unito. E ricordiamoci che all'epoca Windows controllava il 95% del mercato di tutti i personal computer e Outlook, che era il client di posta elettronica sfruttato dal virus per diffondersi in tutto il mondo, lo si trovava già preinstallato. Nonostante gli Stati Uniti furono gli ultimi a essere colpiti e che, essendo gli ultimi, erano pure avvisati
che c'era questo virus in giro, anche loro perirono e arrivò anche al Pentagono, cioè anche al Pentagono arrivò questo virus. Per chi non lo sapesse, il Pentagono è la sede del Ministero della Difesa americana e tu non puoi far arrivare un virus a manetta al Pentagono e passarla liscia. Nel frattempo l'FBI era riuscito a tracciare l'origine del virus nelle Filippine. Essendo scritto in Visual Basic Script, il codice del virus era visibile a tutti, cioè lo potevi vedere. E infatti è questo qua che vede qua, schermo. Il codice del virus includeva infatti riferimenti che facevano capo alle Filippine e faceva anche capo a un gruppo con sede a Manila, suggerendo quindi l'identità dell'autore o degli autori. Venne pure trovato il server a Manila da cui provenivano queste email, o meno quelle principali, fu disattivato, che per limitare i danni, ma i danni si erano fatti un po' dappertutto. Il virus infatti finì per causare un caos diffuso, senza però raggiungere il suo obiettivo originale. Esatto, questo è un punto cruciale. Qual era l'obiettivo di questo virus? Dunque, poiché all'epoca internet nelle Filippine costava tanto troppo, in base a chi se lo poteva permettere, Onel de Guzman, l'autore di questo virus, voleva trovare i dati di login degli utenti ricchi, possibilmente occidentali, per sfruttare la loro connessione a internet e non pagare per utilizzare una connessione. E se questa cosa potrebbe sembrare assurda, se non addirittura infantile, d'altro canto solleva un'importante tematica, quella che secondo De Guzman l'accesso a internet dovrebbe essere visto come un diritto umano. Una tematica che negli anni ho sentito dire diverse volte e credo che sia, anzi sono molto sicuro che sia tuttora dibattuta. Quindi non trascorse molto tempo che Onel de Guzman venne trovato e arrestato. Lui non aveva la minima idea di quello che aveva fatto, o meglio, aveva idea di quello che aveva fatto, ma non aveva idea che avrebbe avuto tutto, cioè non era cosciente di tutte queste conseguenze. Cioè, se ci pensate, un 23enne filippino studente di informatica aveva fatto danni a milioni di computer in tutto il mondo senza ottenere nulla, con una stima dei danni di circa 10 miliardi di dollari. Cioè lui, quando l'ha fatto sto coso, non pensava che faceva veramente danno. E dico senza ottenere nulla perché alla fine lui non rubava nulla, cioè il virus non rubava nulla. Il codice sorgente, come vi dicevo, lo trovate online. Non vi metto il link perché non mi sembra il caso di mettere in descrizione un URL quasi YouTube che punta a un codice sorgente di un virus, ma come vi dicevo lo si trova. Quindi quello che faceva il virus era: si replicava sul disco in diversi file, tra cui alcuni venivano impostati all'interno del registro di sistema per essere eseguiti all'avvio, mandare email a tutti gli utenti della propria rubrica Outlook, cancellava diversi file nel computer della vittima e creava copie di questo virus con lo stesso nome del file che veniva cancellato, ovviamente con l'aggiunta dell'estensione VBS, che tanto in molti casi non si sarebbe visto. Il virus prendeva di mira principalmente l'immagine JPEG, file CSS, script JavaScript. L'unica eccezione erano i file MP3. Questi venivano nascosti anziché cancellati e poi spuntava sempre un file con lo stesso nome, .mp3.bbs, con il codice del virus. Non so il motivo perché di questa scelta per quanto riguarda i file MP3, però se non lo sapevate ho fatto un video su MP3, questo qua, andava a ripescare. Poi un'altra cosa che faceva è creava una pagina HTML con script in Visual Basic e JavaScript per infettare altri computer. Dove la utilizzava questa pagina HTML? La utilizzava in un altro caso. Cercava all'interno del computer se era installato Mirk, di cui ne avevo parlato in questo video. E a me questa cosa è che questo virus anche si intreccia con Mirk mi fa sballare. E se lo trovava, creava uno script in Mirk che praticamente avrebbe mandato la pagina HTML che vi dicevo poco fa, chiamata loveletterforyou.html o roba di questo tipo, a chiunque entrava in un canale in cui si trovava la vittima. Infine impostava la pagina d'inizio di Internet Explorer, sì, perché all'epoca c'era ancora Internet Explorer, a una pagina dove ti faceva scaricare un altro malware che veniva chiamato winbugfix.exe.
Che carognata! Cioè, non solo ti cancellava i file, ti metteva tutto in subbuglio, ti faceva anche scaricare tramite Internet Explorer un altro malware. E che ne fu del 23enne filippino? Fu arrestato, ma venne ben presto rilasciato. Questo perché all'epoca dei fatti, nelle Filippine, come in molti altri stati all'epoca in tutto il mondo, non c'era una legislazione contro questo genere di crimini. E quindi, non essendoci una legge, non c'è un reato. E se non c'è un reato, non ci può essere un processo e una condanna. Però, ovviamente, negli Stati Uniti c'erano, e gli Stati Uniti volevano il tizio. Nonostante che le Filippine avevano un accordo con il governo degli Stati Uniti di estradizione, O'Neill de Guzman non venne estradato negli Stati Uniti, perché l'accordo di estradizione tra lo Stato filippino e gli Stati Uniti d'America si applicava a crimini che potevano essere perseguiti in entrambi gli stati. E come vi dicevo, nello stato filippino all'epoca non c'erano delle leggi contro questo genere tipo di reato, quindi neanche la via dell'estradizione era fattibile. In quei pochi giorni di attività, il virus I Love You aveva causato danni significativi stimati in 10 miliardi di dollari e rimane uno dei virus più diffusi fino ad oggi. Nonostante la copertura mediatica, molte persone hanno aperto questo allegato sospetto, così da evidenziare la vulnerabilità degli utenti a questo genere di tattiche di ingegneria sociale. Nonostante, diciamo, nel 2024 siano stati compiuti progressi, la suscettibilità umana all'ingegneria sociale rimane comunque una cosa da tenere in considerazione. Gli attacchi informatici spesso sfruttano questa debolezza, rendendo infatti più facile ingannare gli individui da violare che le difese informatiche. Oggigiorno la maggior parte delle aziende, per esempio, si affida a Microsoft o Google come provider di posta elettronica e anche quindi per filtrare eventuali email malevole. Ma se un potenziale nuovo virus bypassa questi filtri e si diffonde rapidamente, potrebbe ritornare di nuovo questo problema, cioè causare danni significativi. Benissimo pinguini, questo era tutto quello che avevo da dirvi su virus I Love You. Io l'ho trovata una storia piuttosto avvincente, perché c'è nel mezzo Mirk, roba, Visual Basic Script, cioè io ho trovato una sorta ingarbugliata che a me è piaciuta. Tra l'altro, tra le cose che mi stavo quasi per dimenticare di dirvi è che questo virus, cioè il progetto per fare questo virus, doveva anche essere la tesi di laurea di The Guzman, ma che ovviamente non venne mai accettata dai suoi docenti. Cioè, che ti aspettavi che quelli ti approvavano un progetto che diceva voglio rubare le password degli utenti, perché era questa la tesi. Quindi, grazie ancora una volta per essere stati qui con me anche oggi, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao Kilo!